Buonasera a tutti, finalmente siamo tornati io ed Emanuele Lobue. Buonasera, io manco dai video di Angela Ciconte ormai da un annetto e mezzo e oggi abbiamo deciso, visto che è la grande festa della nostra beata mamma Santa Maria Vergine, il nome di Santa Maria, e per cui festeggiamo una festa mariana andando ad analizzare alcune situazioni che si stanno verificando in questo periodo storico che approfondiremo durante questa diretta. Però io mettiamo subito il centro, quello che vedete dietro le nostre spalle, per cui Maria Santissima che ci porta a Gesù di Nazareth, Gesù il Cristo. E allora iniziamo. Con il nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Chiediamo la protezione dello Spirito Santo facendo la seguenza e chiedendo proprio allo Spirito Santo di scendere con forza su due suoi umili servi e strumenti che stanno cercando di portare la voce e il messaggio cristiano fino ai confini del mondo. Vieni, Spirito Santo, manda a noi un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza Senza la la tua tua forza forza, nulla è nell'uomo, nulla nulla è è senza senza colpa. colpa. Lava Lava ciò ciò che è che è sordido, sordido, bagna bagna ciò ciò che è che è arido, arido, sana sana ciò ciò che che sanguina, sanguina, piega piega ciò ciò che è che è rigido, rigido, scalda scalda ciò ciò che è che è gelido, gelido, drizza drizza ciò ciò che è che è sviato. sviato. Dona ai Dona tuoi ai tuoi fedeli fedeli che che solo solo in in te te confidano confidano i i tuoi tuoi santi santi doni. doni. Dona Dona virtù virtù e e premio, premio, dona dona morte morte santa, santa, dona dona gioia gioia eterna. eterna. Amen. Amen. Vieni, Santo Spirito, e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Ecco, entriamo subito a gamba tesa in questo discorso che vogliamo affrontare questa sera. Per cui abbiamo visto ieri è avvenuto Il 9. il 9 settembre in Toscana, durante un comizio per cui Matteo Salvini, il leader della minoranza parlamentare, ma maggioranza nel paese, per cui il leader d'opposizione Matteo Salvini, mentre si incamminava per andare sul palco a parlare e a fare quello che sta facendo ormai da diverso tempo, e la sua missione è andare a parlare nelle piazze e fare i comizi per cercare di dare le informazioni che se il governo della Lega va al governo, farebbe queste azioni è quello che sappiamo che Matteo Salvini e la Lega porta avanti nel suo programma elettorale. Cosa avviene in quella mattinata di così importante, passato logicamente non sotto traccia, ma semplicemente con due righe, senza alcuna rilevanza? Perché noi che siamo cristiani, cattolici, praticanti, più che osservanti, cerchiamo di capire nei dettagli, perché con la preghiera si riesce a vedere, con la vita di fede, per grazia dello Spirito Santo, delle cose che il mondo non ti fa vedere, perché le tenebre offuscano nella luce, ma la luce rischiara nelle tenebre con la vita spirituale. Bene, proprio in merito a questo,
Tra l'altro, scusatemi, cercavo di condividere, ma naturalmente non riesco perché è tutto bloccato, quindi se potete condividete voi, attivate le notifiche, vi ringrazio. Proprio perché si sta riflettendo sul fatto che nell'ordinarietà delle cose non si vede quello che è, diciamo, spirituale, quindi quello che anche la nostra Chiesa ci insegna. Ad esempio, io ho fatto una piccola ricerca un po' particolare e poi andiamo dopo nel cuore del tema, no? Ad esempio, ho guardato, visto che questo grave episodio è avvenuto il 9 settembre, ho voluto proprio guardare la nostra Chiesa che cosa ricorda il 9 settembre. Il 9 settembre ricorda San Pietro Claver, che è proprio nato il 9 settembre ed è morto l'8 settembre, che è una festa mariana molto molto importante. Quindi vediamo anche in un giorno di un grave episodio come comunque la presenza di Maria c'era lo stesso, perché l'8 settembre è la natività della Beata Vergine Maria e questo santo proprio, appunto San Pietro Claver, è morto in quel giorno. Ma la particolarità di questo santo è che questo santo è proprio il patrono dei neri ed è un santo che ha proprio, come dire, svolto il suo mandato appunto in per 40 anni missionario appunto in questo mondo di persone di colore. La cosa particolare è proprio che è riportato nella storia di questo santo è che lui un giorno ha riempito la chiesa di fedeli proprio per la preghiera, che ascoltavano proprio la parola divina, e improvvisamente è venuto un turbinio violento proprio perché è entrato, questa è la storia del santo, quindi non sono parole mie, è entrato il demonio prepotentemente a disturbare questo momento di forte preghiera e incutendo paura a tutti. Quindi tutti sono fuggiti, si sono, come dire, hanno calpestato il santo e nessuno di loro ha subito danni, solo il santo un po' acciaccato poi è stato ritrovato in preghiera ai piedi di Maria, nella cappella della Santissima Vergine. Ora, stranamente appunto ci sono tutti questi sinonimi di protettore dei neri e comunque della presenza del demonio che è andato a disturbare. Però l'altra cosa particolare è che il 9 settembre cade proprio in mezzo a due ricorrenze mariane molto molto importanti, appunto l'8 settembre la natività della Beata Vergine Maria e il 12 settembre il Santissimo Nome di Maria, che è proprio oggi, quindi in suo nome e abbiamo qua dietro di noi facciamo anche questa diretta. Un'altra cosa su cui ho voluto un po' riflettere facendo un po' delle ricerche, poi lascerò la parola di nuovo a Emanuele, è che dove è avvenuto dove è avvenuta questa aggressione veramente di un'inaudita violenza? In Toscana e in particolare, proprio nello specifico, a Poltassieve, che puta caso è il paese dove per tanti anni ha abitato Renzi. Ora sarà un caso, però questo è, e questo possiamo dire. Detto questo, procediamo perché non è di Renzi che ci interessa. Un'altra cosa che io trovo interessante da analizzare, sarebbe importante sapere la donna congolese che ha aggredito Matteo Salvini, visto che appunto nel Congo ci sono tre tipi di religione. Il 50%, quindi la fetta predominante, è di religione cattolica, però il 45% è formato dall'animismo, che è la religione tradizionale africana, e una piccolissima minoranza, il 2% dell'Islam, principalmente del sunnismo. Sarebbe anche interessante questa donna che ha voluto, diciamo, maledire Matteo Salvini, di quale religione fa parte. Allora, no, invece entrando un attimino sempre e alzando il tiro, logicamente Angela ha fatto un discorso sul santo, sugli attacchi. Noi sappiamo benissimo che il demonio è reale, non è una figura metafisica come ormai molti vogliono far passare. Se noi guardiamo i Vangeli e se leggiamo la Sacra Scrittura, notiamo che proprio all'inizio della predicazione di Cristo, Gesù di Nazareth va nel deserto e per 40 giorni, 40 notti viene tentato dal demonio in tutte le maniere.
Dopodiché abbiamo una grande, diciamo, bibliografia dei vari santi, dal curato d'Ars e dalle varie situazioni. In questa situazione di Salvini, perché pensiamo che sia proprio lanciata una maledizione pesante? Infatti noi con questa diretta e con le preghiere che termineremo andremo a chiedere la protezione di Matteo Salvini a copertura di una maledizione lanciata, per cui le preghiere che già sta facendo l'Italia intera, le persone, gli amici e soprattutto quel rosario che quel sacerdote le ha ridonato, perché quel rosario che viene strappato dal collo di Matteo Salvini non è un rosario semplicemente al collo, ma è un oggetto sacramentale, perché ha ricevuto una benedizione dal sacerdote, per cui come oggetto sacramentale è odiato dal demonio e dai suoi adepti. Allora, questa persona che l'ha diciamo aggredito lo può aver fatto consciamente, per cui ben consapevole di quello che stava facendo, per o raccogliere un feticcio o interrompere con lo strappo del rosario una forza che, secondo la cultura congolese, se viene strappata tipo questa corona, che è un oggetto benedetto, il mio Dio è più forte e riesce a intervenire nella tua vita con i miei desideri. Infatti l'invocazione, oltre che la maledizione che le lanciava Matteo Salvini, era: voglio il tuo sangue, voglio il tuo sangue. In questi riti tribali che vengono fatti in Congo, ed è usuale per ricevere potere, per sconfiggere i nemici, è proprio immergere le mani con riti nel sangue degli esseri umani, dai bambini alle vergini, e anche gli organi interni, e per una protezione maggiore addirittura della pelle, di fare dei guanti proprio di pelle umana, per cui capiamo che è enorme. Logicamente io vi dico con certezza e con sicurezza che il 90 e passa per cento di queste persone sono degli emeriti ciarlatani e truffatori, ma il 10% sono dei sacerdoti del male, impregnati di male, di satanismo, e per cui le maledizioni, i malefici e qualsiasi, diciamo, capacità esoterica, come le preghiere di intercessione dei santi arrivano, e le preghiere di intercessione per le guarigioni, per la conversione, che noi usiamo nel positivo, nel bene, ecco, i satanisti e le persone nel male, nel negativo, invocano il contrario. Di questo possiamo andare a leggere dei tratti del professor Tarcisio Mezzetti o del professore Bocchi Modrone, che sono degli esperti proprio in questa situazione. Adesso poi approfondiamo ancora un attimino questo passaggio, ma lascio un attimino la parola ad Angela, che porta avanti sulla linea più. Sì, allora intanto scusatemi se continuate un attimino a vedermi che faccio altro, in realtà sto condividendo, quindi chiedo a voi se potete, se volete, di condividere, di attivare le notifiche, così raggiungiamo ancora altri amici che possono seguire quello che, insomma, vogliamo condividere con voi, assolutamente. Allora, prima di tutto io poi mi rifaccio a tutto quello che è la Chiesa, quindi a Padre Amort in particolare, no? Padre Amort, un grande esorcista, quindi la materia, diciamo, è proprio la sua specifica. Padre Amor ha sempre detto: mai maledire ma benedire, e alle maledizioni si risponde benedicendo. Ovviamente se sono maledizioni piccole, mentre se sono maledizioni veramente diaboliche, per essere diaboliche e gravi bisogna farle veramente con l'odio nel cuore, quindi noi non sappiamo effettivamente quel tipo di maledizione com'è stata, ma comunque per maledizioni di una particolare gravità, allora poi bisogna proprio ricorrere a preghiere particolari.
Però, come dice Padre Amort, mai maledire, anche perché poi le maledizioni sono un boomerang, ritornano su se stessi. E diciamo che anche chi maledice è comunque una vittima del male, del maligno, perché comunque il maligno odia tutto e tutti, anche coloro che usa come strumenti, e anche loro purtroppo pagheranno il danno di quello che hanno fatto. Quindi veramente, perché Padre Amort ci insegna di rispondere con la benedizione? Prima di tutto perché la nostra fede ci insegna ad amare, e l'amore comunque va a sanare tutte le ferite. E poi invocare la benedizione di Dio è proprio il compito di ogni cristiano, è quello che Dio ci, come dire, ci chiede di fare. Una cosa importante è che dobbiamo sapere che la benedizione noi possiamo farla solo attraverso le preghiere, non attraverso i sacramentali, perché quello è proprio prettamente compito di sacerdoti e consacrati. Le benedizioni possono essere fatte su di sé e comunque anche su chi ci fa del male, e comunque mai rispondere al male con il male. Infatti la cosa bella di Salvini è stata proprio quella che lui proprio da subito ha detto che lui non aveva rabbia nei confronti di questa donna. Certo, è rimasto molto turbato, io sfido chiunque a non rimanere turbato da un'aggressione simile. Allora, cari amici, io voglio fare un invito ad ognuno di voi, in particolare alle persone che andranno a messa domani, prima di tutto perché è la vigilia del 14 settembre, quindi la domenica, la vigilia del 14 settembre, che è l'esaltazione della croce. Qual è l'invito che io proprio voglio fare ad ognuno di voi e noi insieme? Domani durante la messa, veramente, immergiamo Salvini nel calice, durante la consacrazione, in quel calice dove c'è il sangue di Gesù, quel sangue che protegge e difende ognuno di noi. E questo perché? Perché Salvini veramente sta facendo molto per l'Italia, e noi italiani allora dobbiamo rispondere uniti insieme a quella maledizione con una richiesta unanime di benedizione su quest'uomo. È una preghiera, questa non è politica, sia chiaro, è richiesta di preghiera. Volevo entrare subito dicendo che non abbiamo mai assistito nella storia repubblicana una situazione del genere, per quello che noi con il rosario in mano e con la preghiera stiamo invitando la corte celeste, stiamo invitando gli angeli, gli arcangeli, patriarca, i santi, i cherubini, con la Madonna San Michele Arcangelo a intercedere presso Dio, e con la potenza di Dio venire in aiuto a chi sta subendo un attacco che non è un attacco umano. Non è un attacco normale, e questo che voi vedete, questo odio viscerale che ormai hanno contro questo uomo che si chiama Matteo Salvini, è nel momento in cui da Milano consacra al cuore immacolato di Maria l'Italia intera. E da quel momento inizia un odio, hanno accettato la Meloni, per cui il deep state, quella parte negativa, che sappiamo che c'è una parte che vive di massoneria, di satanismo, c'è una parte, sappiamo benissimo, allora la storia poi la faremo un'altra puntata, delle forze che si stanno muovendo in campo. Ma quando un tenente colonnello dell'esercito americano, Flink, parla con il presidente Trump e gli dice: caro presidente, questa non è una guerra tra uomini, ma è una guerra tra spiriti, allora capiamo a che punto è arrivato il livello di battaglia, no? Vediamo benissimo i tempi, come la Madonna di Medjugorje ci ha ricordato molte volte: guardate i tempi che vivete, e dai tempi che vivete riconoscete i segni. Riprendiamo la lettura della Sacra Scrittura. Per quanto riguarda questa ragazza che ha fatto questo gesto, è logico ed è obbligo per ogni cristiano cattolico, per ogni cristiano, di metterla nella misericordia del Padre, che questa donna abbia un cammino di conversione, che abbia un cammino di guarigione interiore, che abbia, perché in quell'attacco d'odio aveva una forza che si vedeva che non era una forza, un attacco isterico,
un attacco demoniaco? Allora, sappiate benissimo che d'ora in avanti, anzi ormai chi è che combatte da un po' di anni sa benissimo che siamo presi per pazzi, per visionari, poi ci hanno dato dei sovranisti, poi ci hanno dato degli omofobi, poi ci hanno dato degli erotomofobi, poi ci hanno dato dei xenofobi, adesso ci stanno dando dei negazionisti, ci hanno dato dei sovranisti. Allora, continueranno a... Voi pensate solo questo. In questo momento in Italia una delle figure più forti e più intelligenti che il nostro paese ha avuto si chiama professore Meluzzi, che è un medico, quelli che fanno le perizie mediche per i giudici, un medico c'è il nome, scusi mi sfugge il nome, ma lui fa le perizie psichiatriche ordinate dai tribunali per vedere se una persona è malata e non è malata a quei livelli, per cui è un neuropsichiatra di fama mondiale, è intervistato in tutte le televisioni finché andava bene. Adesso, siccome da un paio di mesi non sta facendo il negazionismo, perché il negazionista, sappiate, è una parola che è collegata allo Shoah, allo sterminio degli ebrei, non c'entra niente con questo diciamo parallelismo di omologare i negazionisti della Shoah, per cui dello sterminio degli ebrei, di quello che c'è stato, con il dire ma scusate, io qualche dubbio su questo Covid posso averlo. Posso avere dei dubbi che magari non mi si dica tutta una serie di circostanze, no? Allora, usiamo i termini come vanno usati. Allora, a Salvini gli è stato fatto ti maledico, voglio il tuo sangue, e noi chiediamo la protezione di Maria a riparazione di questa maledizione. Ecco, proprio per come dici tu, usiamo i termini per come vanno usati, allora io in termini di Chiesa voglio proprio leggervi quello che il Catechismo della Chiesa Cattolica dice in merito ai malefici, alle maledizioni. Allora, il Catechismo della Chiesa Cattolica nel punto 2117 cita: tutte le pratiche di magia e di stregoneria con le quali si pretende di sottomettere le potenze occulte per porle al proprio servizio e ottenere un potere soprannaturale sul prossimo, fosse anche per procurargli la salute, sono gravissime e contrarie alla virtù della religione. Tali pratiche sono ancora più da condannare quando si accompagnano ad una intenzione di nuocere ad altri o quando esse si ricorre all'intervento dei demoni. Anche portare amuleti è biasimevole. Ma un'altra cosa che mi ha fatto un po' riflettere, perché oggi ho fatto un po' di ricerche, è quello che ha citato la nota pastorale della Conferenza Episcopale Toscana. Quindi rimaniamo un po' geograficamente dove il problema è avvenuto, no? Maleficio, possessione diabolica e intervento della Chiesa. Si legge: una forma particolare di magia finalizzata a nuocere al prossimo è rappresentata dal cosiddetto maleficium. Tommaso d'Aquino l'annovera tra i peccati mortali. Quindi, cari amici, ricordiamo, e quello era il boomerang di cui vi parlavo prima, che comunque la cosa più grave, ancora più del maleficio in sé, è il peccato mortale, perché la persona che commette un peccato mortale, quindi qui leggiamo che il maleficio è un peccato mortale, si danna per l'eternità se non si pente, se non si converte, ovviamente, se non confessa il peccato e se non gli viene perdonato. Poi ovviamente non c'è peccato che non possa essere perdonato da Dio, però per ricevere il perdono bisogna, come dire, avere una contrizione perfetta, un dolore perfetto e, come dire, una consapevolezza di aver fatto, compiuto quel peccato e il proposito di non più commetterlo. Quindi diciamo che continuiamo con quello che ha detto la nota pastorale della Conferenza Episcopale Toscana. Tommaso d'Aquino l'annovera tra i peccati mortali, volgarmente viene chiamato malocchio, malefatto con lo sguardo o fattura, praticamente fare qualcosa di simbolico con l'intenzione di augurare del male e danneggiare.
Si tratta di forme rozze e popolari di magia, a volte poste in atto per ignoranza o per ingenuità, altre volte con una vera e propria intenzione maligna. Nel caso specifico della signora congolese, non si sa con quale intenzione l'abbia fatta. Ovviamente noi ci auguriamo con l'intenzione meno, come dire, meno grave. In ogni caso è stata un'aggressione fatta a un politico italiano, una nazione che viene, come dire, annoverata da questa nuova ideologia come una nazione che non accoglie, mentre siamo i più accoglienti del mondo, insomma, cioè praticamente abbiamo tutti qua, ma non vogliamo stare su questo punto, ma una persona che si sente discriminata attacca in maniera violenta un uomo che comunque fa parte prima di tutto delle istituzioni, quindi ancora di più bisognerebbe portare rispetto anche se le idee non piacciono o non sono condivise dall'altra parte. Ma poi soprattutto è andata a toccare una sfera così privata, così personale, che è la sfera proprio della propria fede, che per noi italiani, e tiriamolo fuori un po' questo orgoglio italiano, è andata a toccare questa donna congolese che insieme a lei ne stiamo accogliendo veramente a ondate, ecco, è andata a toccare quello che è la nostra tradizione, la nostra cultura. E allora io mi rivolgo a tutte quelle persone che vogliono fare di questa ideologia così effimera, di un'accoglienza, di una fratellanza così effimere, quando la vera fratellanza è amare il proprio fratello, iniziando dal fratello di carne e simbolicamente parlando, quindi dal fratello italiano, ecco. Invece tra noi italiani ci scagniamo e ci puntiamo il dito addosso, perché per accogliere loro, per non accoglierli, c'è una guerra fratricida enorme. Allora impariamo ad accoglierci, iniziando ad accogliere il proprio fratello che c'è più vicino, quindi l'italiano, ad ascoltare le motivazioni per cui magari un italiano è turbato da questi atteggiamenti. Ovvio, perché se chi accogliamo si rivolge a noi in questo modo, francamente è una cosa che non possiamo e non dobbiamo accettare. Allora io mi rivolgo a tutti coloro che fanno di questa accoglienza così semplicistica un qualcosa che non notano, che comunque non viene rispettata la nostra tradizione, la nostra fede, la nostra cultura. E mi rivolgo sia a chi crede nella fede cattolica, perché il nostro imprinting, la nostra tradizione è questa, ma anche a chi non crede, perché questo ha comunque formato il nostro popolo. Ecco, allora dobbiamo esigere rispetto, esattamente come fa l'Islam. L'Islam, che ad un attacco di questa violenza avrebbe reagito in una maniera veramente violentissima ulteriormente, ecco, la nostra fede cattolica, quindi il nostro essere italiano, ci insegna di rispondere come ha ben fatto il nostro amato Matteo Salvini, ha risposto con quell'amore che la nostra tradizione, la nostra cultura e la nostra fede ci insegnano. Ecco, io volevo ancora andare sulla banalizzazione della situazione che noi stiamo vivendo. Cioè, noi dobbiamo calcolare che praticamente da 30 anni circa, con l'ondata del liberismo, la caduta del muro di Berlino, si è aperto un fronte dove c'è un'omologazione che deve essere attuata per volontà del deep state, per volontà del cambiamento organico del mondo. Ma la banalità con cui viene affrontata, allora dobbiamo capire un attimo che il demonio si muove su tutti i fronti: spirito libero, intelligentissimo, ha sfidato a Dio, cioè non ha sfidato a un uomo, e poi per castigo divino è stato cacciato sulla terra, ma ha promesso che insiderà il calcagno della donna per tutto il tempo che le rimane, perché c'è un odio forte. E allora io volevo dire, come viene utilizzato, cioè come Satana si muove in questo momento di passaggio antropologico, per cui dobbiamo ritrovare il centro di quello che il nostro Signore Gesù Cristo ci ha detto: do io vi indico la via, la verità e la vita, io sono la via, la verità e la vita, portate la mia parola fino ai confini del mondo. Ma quando noi abbiamo delle, giustamente, televisioni di Stato laiche, che ogni mattina c'è un oroscopo e viene raccontato che ognuno di noi ha, perché dei gemelli, perché del toro, perché di questo, gli succederà questo, se va a giocare la schedina forse vince, e tanti è.
Il più alto fatturato è dei cartomanti veggenti, come vi ho detto all'inizio, il 90% sono dei truffatori che fregano soldi a persone con delle difficoltà, con delle problematiche che non riescono a liberarsi umanamente. Ormai la Chiesa in questo momento storico pensa più a dare un pantalone, un jeans a un immigrato che curare l'anima di una persona che alla ricerca e ha paura, è smarrita e si ritrova nelle grinfie, se gli va bene, del truffatore, che io preferirei che va a finire il truffatore, perde i soldi, boh, diviene un esaurimento, ma se va a finire nelle grinfie veramente di un mago, di una persona che conosce l'arte demoniaca delle fatture, dei malocchi, sappia che quell'anima avrà un tormento in vita enorme. Vi parla una persona con Angela, che anche lei ha vissuto queste esperienze, ma io personalmente più di 7 volte sono stato a fianco ad esorcisti che facevano preghiera di guarigione e liberazione. Tornando a Meluzzi, questo odio che ha su questa persona, ormai tutte le televisioni non lo invitano più, presto probabilmente le faranno un TSO o lo arresteranno, a lui ma come tutti noi, quelli che stanno combattendo nel mondo per dire la verità, da Angela Ciconte, a dottoressa Silvana De Mari, l'avvocato Gianfranco Amato, e potrei raccontarvi una schiera, grazie a Dio che ci sia un professore Meluzzi, tante persone, gli occhi sono aperti. Adesso dobbiamo solo capire qual è la situazione e il momento di difesa più alto che deve essere è la preghiera, perché siamo ormai in una situazione molto 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 difficile e con questi attacchi di maledizione al leader del partito di maggioranza e di opposizione che dice semplicemente questo è il mio simbolo, credo, affido l'Italia al cuore immacolato di Maria. E per queste cose noi subiamo questi attacchi e queste situazioni qua. Allora, solo esclusivamente perché, scusa, non stiamo parlando di politica, stiamo parlando di un attacco a un politico che non è mai avvenuto nella storia repubblicana democratica del paese, ok? Certo, ma non solo, cari amici, quello che noi pensiamo di vivere nella quotidianità, quindi le problematiche di ogni giorno, che tra l'altro con il Covid ci hanno pure tolto la nostra routine quotidiana, quindi abbiamo anche tempo per riflettere, quello che noi viviamo come qualcosa di reale, e effettivamente è reale, perché la nostra vita è reale, ovviamente siamo fatti di carne e ossa, ma siamo fatti anche di spirito. Quello che non ci viene detto, ma soprattutto quello che noi non percepiamo, cari amici, è che mentre noi pensiamo di vivere una vita reale, sopra le nostre teste c'è una battaglia spirituale che è furibonda. È una battaglia spirituale veramente della lotta tra il bene e il male, dove da sempre, dall'inizio di questa vita, fino all'ultimo giorno dell'esistenza umana, ma dall'inizio della nostra vita, fino all'ultimo giorno della nostra vita, ci sarà sempre il demonio che vuole prendere la nostra anima e ci sarà sempre Dio che ci supplica con amore di tornare a Lui perché Lui ci può salvare. Allora, cari amici, dobbiamo renderci conto che quando noi guardiamo i politici e non ci spieghiamo quello che capita, quello come mai va tutto contro la morale, una morale non solo cristiana ma proprio umana, quello che è lo scimmiottamento del demonio che vuole fare al contrario tutto quello che è il pensiero di Dio. Dio ha pensato alla famiglia uomo-donna, bene, il demonio adesso ci sta proponendo le famiglie, tant'è che Sor Lucia di Fatima cosa ha detto al cardinale Caffarra? Che l'ultimo attacco del demonio contro l'umanità sarà contro la famiglia, quello che Dio ha istituito come qualcosa di sacro e di inopinabile. Che cos'è? La vita umana. E oggi che cosa vanno a toccare? Tutto contro la vita, aborto, DAT, cercano di ficcarci l'eutanasia in tutte le maniere. Dio che cosa ci vuole creare? Il paradiso terrestre. Che cosa ci propone questo mondo modernista e mondialista? Ci propone tutto ciò che ci fa vivere male. Allora noi non dobbiamo essere succubi di questa ideologia, ma dobbiamo ritornare alle parole vere, a quella verità eterna che solo Dio ci può dare, perché solo Dio ci ama.
E tornando ai simboli, a quello che effettivamente è successo quel giorno, a questa lotta scatenata tra il bene e il male, che cosa è successo a Salvini? Salvini non ha preso un pugno sul naso, non ha preso un calcione negli stinchi. Oh, mi viene da ridere, a dritto e rovescio Del Debbio ha detto a Grillo che ha due noccioline. Ecco, Salvini ha gli attributi, non gli è arrivato un calcione negli attributi. Ma che cosa è successo a Salvini? Gli è stato strappato, gli sono stati strappati due simboli che per la cristianità hanno un valore immenso. Il Santo Rosario benedetto, tra l'altro, quindi non è un rosario così fine a se stesso, perché è la benedizione che lo rende unico e irrepetibile. Allora è stato strappato il Santo Rosario, quel rosario che la Madonna Medjugorje ci ripete dal 1981 costantemente e sempre di recitare. La Madonna Medjugorje ci dice di portare simboli benedetti addosso, perché il demonio vede di chi siamo figli, siamo protetti con questi simboli benedetti. E Salvini, ringrazio un politico, nella fattispecie Salvini, che non solo li ha mostrati per far capire da quale parte sta, ma adesso li porta anche sotto la camicia, tant'è che quella donna che si è avventata contro di lui era strappati sotto la camicia, non erano in vista, quindi è andata veramente in questa lotta tra il bene e il male è andata a colpire il simbolo che lo infastidisce, il Santo Rosario, che Padre Pio chiamava come la sua arma, perché al demonio veramente, per il demonio è veramente un'arma che gli fa male. Quando ogni Ave Maria che noi recitiamo in nome di Maria, per il demonio è veramente una pallottola sul cuore. E il Tao che cos'è? È il simbolo della croce che viene portato dai francescani. Ecco, Salvini aveva anche il Tao, sicuramente benedetto anche quello, perché poi il valore aggiunto di ogni simbolo che noi cattolici siamo chiamati a portare, non come vorrebbero farci togliere per, accogliere meglio anche gli altri. Politicamente corretto. Ecco, la vera integrazione non è quella di togliere, ma è quella di ognuno rispettare l'altrui diversità. Quindi i musulmani dovrebbero rispettare i nostri simboli e noi non dovremmo toglierli per loro e viceversa. Allora, il Tao che cos'è? Ve lo voglio proprio leggere, quel Tao che è stato strappato dal collo di Salvini. Allora, praticamente rappresenta l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico e rappresenta il compimento dell'intera parola rivelata di Dio. Cioè, questa è una cosa immensa. Il Tao rappresenta il compimento della parola rivelata di Dio. E non solo, i cristiani lo adottarono perché ricorda nella sua forma ricorda appunto la croce. Ma cosa non è il Tao? Il Tao non è un amuleto magico. Neanche il Tao. Non è un feticcio. Non è un ninnolo, non è niente di tutto questo, ma il Tao è ben, e questo dobbiamo saperlo, ed è quello che è stato strappato dal collo di Salvini, che non ostentava, perché è stato povero Salvini anche attaccato di questo, di ostentare quello che comunque dovrebbe essere per noi un grande amore, no? Il simbolo della nostra religione, addirittura è stato anche attaccato da anche sacerdoti. La camicia è stata strappata. Ecco, ma quello interessa molto meno. Allora, noi dobbiamo capire che il Tao è il segno concreto di una devozione cristiana, ma soprattutto un impegno di vita nella sequela del Cristo povero e crocifisso. Quindi Salvini sul suo collo, porta quel segno della sequela del Cristo povero e crocifisso, quell'esaltazione della croce, per cui vi domando domani, domenica, lunedì si ricorderà l'esaltazione della croce, chi va a messa metta veramente, chieda la benedizione su Salvini per contrapporsi alla maledizione rivoltagli, mettendo con la propria intenzione nel calice, quindi nel sangue di Gesù offerto per noi sulla croce, mettendo proprio questa intenzione di proteggere Salvini non solo dalla maledizione ma da tutto quel inferno scatenato che vorrebbe far sì che le sue parole comunque
giustizia sociale, perché non è tutto quello che una sinistra ideologizzata vuole capovolgere nel significato e nel contenuto, esattamente come il demonio ha fatto ad Adamo ed Eva. Non ha detto il demonio ad Adamo ed Eva, simbolicamente parlando, che la mera li avrebbe comunque portati alla dannazione eterna, esattamente come ci promulgano oggi il male per bene, ma in questa menzogna, perché lui è il menzognero, il divisore per eccellenza, ecco, ha voluto confondere le coscienze. Mi sono persa, ecco, ma mi avete già visto. Ecco, esatto, riaggancio un attimino su proprio questo, sul senso di non farci influenzare. Io vi dico, amici, anch'io guardo la televisione, basta, cioè le televisioni Rai di Stato, Mediaset, tutti i giornali sono falsi, falsificano le informazioni, falsificano le notizie e ingannano con l'informazione che viene dato. Noi adesso dobbiamo sempre alzare un attimo più la capacità di interpretazione, di analisi di quello che viene detto. Ve ne dico solo due di cosa io ho assistito guardando, facendo un attimino alla televisione, per cui viene ieri sera chiesto a un noto comico, Lello Arena, per cui Lello Arena, quello che si va a impegnare in Africa per aiutare i bambini, ecco, in una rete di Cairo, la 7, per cui un programma pessimo, pessimo, viene chiesto cosa ne pensa e questo signore riesce a ribaltare la situazione indicando: ma perché forse non è stato magari lo stesso Salvini a organizzare una situazione del genere, visto e considerato che davanti a sé non c'aveva i poliziotti a proteggerlo? Ve lo spiego, perché quando una persona si avvicina singola, è una donna normale, non viene saltata addosso per bloccarlo. Questo gli avrei voluto rispondere a Lello Arena, però per farvi dire come viene girata la situazione, come diavolo, colui che si mette di traverso, Satana, il menzognere, com'è che usa, vi dice guardate questo e questo, poi vi inserisce il dubbio. Il dubbio, abbiate la luce, guardate, vedete, capite. E nell'altra invece una giornalista, sempre della 7, la Merlino, ok, inizia ieri mattina una intervista con l'onorevole Romeo della Lega, dicendogli e facendogli vedere un bel corno di Napoli col gobbo e dicendo: ma il cornetto per scaramanzia, Romeo, lei ce l'ha, perché Salvini non so se lo tiene. E con questo come ha obbligato a dire a Romeo che anche lui aveva un cornino di Napoli. Sappiamo benissimo cos'è, è un amuleto. Ma perché dobbiamo entrare nelle dinamiche che, se noi dicevamo la Merlino, magari Romeo lo sapeva o non lo sapeva, gli diceva: no, ma guarda che Merlino, quello è un amuleto, non c'entra niente con noi che siamo cristiani cattolici, gli amuleti. Il problema è che per il politicamente corretto non si va oltre, si dice: bene, fermiamoci qua, sì, ce l'ho anch'io il cornetto, e si finisce lì. Ma il messaggio che passa, ragazzi, è di quello che sta avvenendo. In questo momento siamo il piano alto della massoneria, dove da 300 anni c'è un lavoro di distruzione del cristianesimo. Ormai siamo a una fase molto alta, eugenetica e altre situazioni che poi parleremo. Io adesso allora, passo cari la amici, parola ad Angela. Io vorrei solo dirvi questo: io non mi pongo molto il problema di chi ci vuole dire le proprie menzogne, perché poverini, loro ci provano. Il problema reale che io mi pongo è come mai noi italiani abbiamo permesso che le nostre coscienze venissero addormentate. Perché capite, cari amici, che finché qualcuno vuole farci qualcosa che noi individuiamo come male, quindi teniamo attenta l'attenzione, ecco,
ovviamente ci contrapponiamo. Ma visto che in questi decenni tra la comunicazione e la televisione, che ancora oggi vediamo che è pilotata da chi ci vuole dire la menzogna e la verità, come diceva prima Emanuele, prendiamo un Alessandro Meluzzi del caso, piuttosto che una Silvana De Mari, piuttosto che un Magdi Cristiano Allam, ecco, queste persone, ma è tante altre, perché meno male ci sono degli italiani che insomma stanno cercando di dire, perché queste verità bisogna andarle a cercare su YouTube, da altri canali, perché nella TV, nei media, nei giornali queste verità non vengono dette? Perché c'è una pilotazione. In una dittatura si chiama. Certo, okay? In questa dittatura però sono riusciti a addormentare le coscienze e vi faccio un banalissimo esempio. Allora, per il popolo italiano, quindi torniamo alla nostra cultura, la maternità è stata sempre un qualcosa di intrinsecamente naturale, ma è naturale perché non solo perché è il popolo italiano, ma perché è naturale nella natura umana. Ora, sono riusciti ad addormentarci la coscienza, e vi faccio solo questo esempio, nei confronti della vita. Perché il demonio in questo secolo è riuscito a far credere che lui non esiste, quindi di conseguenza non esiste il peccato, quindi hanno fatto già addormentare le coscienze, abbassare la guardia, diciamo, perché hanno fatto credere che il peccato non esiste. Ovviamente, non esistendo il peccato, allegramente si fa tutto quello che la carne chiama, però nella Bibbia viene insegnato che come dire, gli impulsi della carne sono contrari ai desideri della carne, sono contrari ai desideri dello spirito. Ed è comunque mantenendo uno spirito integro che ci si salva l'anima, quindi per l'eternità. Non ci parlano più dei novissimi, ma perché adesso si ha tanta paura del Covid, si ha tanta paura della morte? Perché non siamo più preparati. Ah, vi do una notizia. Lo sapete che l'uomo, l'essere umano, ha una piccola particolarità. Intorno, se gli va bene, ai 100 anni, muore. Sappiatelo, tutti, non c'è uno, solo Gesù Cristo è risorto, ma poi è salito al Padre. Gli altri, tutti, certo, sotto 2 metri di terra. Gesù Cristo Gesù Cristo è nato, è risorto, per darci la buona novella. La sconfitta della morte. E che noi possiamo salvarci, ma come possiamo salvarci? Non di certo seguendo le leggi che oggi ci vogliono propinare, che sono le leggi che vanno contro le leggi di Dio. Tornando a quello che comunque opposto alla vita, noi dobbiamo proprio capire come hanno addormentato le nostre coscienze. Prima ci hanno fatto credere che il peccato non esiste, quindi abbiamo abbassato la guardia. Poi ci hanno propinato che dovevamo fare, no, prima ancora il divorzio, l'aborto, il diritto delle donne di scegliere, non il diritto del bambino di venire a vivere, quel bambino che non viene chiamato bambino, perché per carità, e aborto non viene chiamato omicidio, perché anche l'uso delle parole è molto subdolo, è molto fazioso. Allora cosa capita? Ci hanno detto che l'aborto era un diritto delle donne, ci hanno detto che bisognava fare il controllo delle nascite. In questi decenni hanno fatto tutto questo per ridurre il popolo italiano a un inverno demografico, per poi sentirci dire la Bonino che colei che ha introdotto l'aborto e colei che ha fatto milioni di aborti, e io chiedo veramente, spero che si converta prima di morire, non come suo compare che è morto penso senza convertirsi, preghiamo. Qualcuno l'ha pure portato agli altari dell'uomo più interessante d'Italia, ma andiamo oltre. Allora, la Bonino stessa, che prima ha introdotto l'aborto, il controllo delle nascite per noi italiani, adesso va a fare a portare la lieta novella che manca popolazione. E allora da chi dobbiamo prendere? Dai popoli stranieri e invadere l'Italia, esattamente come il piano massonico sta portando avanti. Allora, questo per dirvi solo, cari amici. Ognuno di noi dovrà rispondere a Dio della propria salvezza. Noi non potremo, una volta che ci presenteremo al trono di Dio, dire ma io ho fatto l'aborto perché c'era la legge. La legge fa costume, ricordiamoci. Ma ricordiamoci anche che c'è una legge superiore alla legge umana, che è quella divina. E finché le leggi umane non saranno sottomesse alle leggi divine, questo mondo, anziché un paradiso, sarà un inferno. Ma non sarà un inferno a causa di Dio che ci voleva dare il paradiso. Sarà un inferno a causa dell'uomo che non ha seguito le leggi di Dio. Praticamente tu così andresti in galera, perché con la legge Zan che dovrebbe passare, altro che l'aborto, per cui sappiate che da settembre-ottobre avremo questa battaglia da fare, vi chiedo che se verrete chiamati
per uscire a manifestare, la legge Zan va fermata e mettiamo tutto nelle mani di Dio. Io voglio però dire una cosa, questa diretta e la richiesta di domani alla Santa Messa nel calice di presentare per l'appunto Matteo Salvini in riparazione alla maledizione che ha ricevuto, per cui noi offriamo in riparazione a questo, ma con la consapevolezza che lui è consapevole di quello che è avvenuto, e di questo io ne sono certo, e per cui penso e presumo che abbia, si sia già fatto benedire si sia già fatto benedire da qualche sacerdote, perché ne ha tanti amici sacerdoti, cardinali, vescovi, e per cui è. Perché vi dico questo? Perché al comizio di ieri sera a Napoli, durante un suo comizio, ha attaccato i camorristi e i mafiosi, dicendo: non mi fate paura, io vi combatterò, noi vi combatteremo, la Lega Campania vi combatterà, camorristi e mafiosi. Non mi ha fatto paura quella persona che mi ha aggredito stamattina, e mi devono fare paura i camorristi e i mafiosi? Vedete che nella visione spirituale io sono sicuro che Matteo Salvini ha individuato già che quell'attacco di quella persona con quella maledizione era molto più pericolosa di quattro camorristi, quattro andranghetisti, quattro massoni, quattro di quello che volete, perché qua si va su un piano e su un livello spirituale dove la lotta è veramente violenta, ok? E allora, cari amici, proprio in virtù di quello che ha detto Emanuele, a parte vi chiedo di condividere questa diretta e attivare le notifiche, così anche altre persone possono sentire, in virtù di quello, per chi non l'ha sentito prima, noi abbiamo fatto questa diretta proprio perché il 9 settembre è stata fatta da questa donna una maledizione nei confronti di Salvini, ma proprio perché Salvini per il popolo italiano sta veramente facendo tanto, io penso che sia giusto e doveroso che domenica tutti noi che andremo a messa chiediamo, imploriamo benedizioni a Dio per Salvini e mettiamo Salvini nel calice durante la consacrazione, perché nel calice c'è il sangue di Gesù che protegge e difende. E non dimentichiamoci di pregare per Papa Francesco, come ci chiede. Papa Francesco ci chiede preghiere e Matteo Salvini noi le offriamo, per cui preghiamo per la Santa Chiesa, preghiamo per la barca di Pietro che deve stare sulla retta via, e preghiamo proprio che la Madonna protegga. Io volevo recitare solo: la Santa Croce sia la mia luce e il demonio non sia la mia guida. Allontanati, Satana, non suggerirmi vanità. Quelli che offri sono cose negative. Questa è la preghiera di San Benedetto, patrono d'Europa, perché la nostra missione è riportare le radici giudaico-cristiane in Europa. Io invece volevo ancora dire come mai l'attacco al rosario, che poi simbolicamente è quello che riconduce a Maria. Come mai questa violenza nei confronti di Maria? Ma perché Maria sarà colei che schiaccerà la testa al demonio, a Satana. E siccome lui lo sa, come ci ha detto Maria a Medjugorje nel 2000, Satana oramai è slegato dalle catene, ma lui sa che il tempo sta per finire, ora più che mai è scatenato. E padre Amort, che lui insomma con queste battaglie ha avuto a che fare, ha chiesto una volta durante un esorcismo: la Vergine Immacolata è stata elogiata per tre virtù. Tu ora, rivolgendosi al posseduto, quindi all'entità che aveva dentro e con cui stava in quel momento, insomma, avendo questo combattimento, tu ora mi devi dire qual è la quarta virtù per cui ne hai tanta paura. E in quell'esorcismo il demonio ha risposto: è la sola creatura che mi può vincere interamente, perché non è mai stata sfiorata dalla più piccola ombra di peccato, ed è Maria, colei veramente che ci sta conducendo in questi anni sulla via della luce e della salvezza. Ora, cari amici, vi volevo ancora leggere il messaggio del 14 aprile 1982 a Medjugorje,
dove veramente la Madonna ci dice l'importanza di portare oggetti benedetti addosso. Quindi la Madonna dice: dovete sapere, a Medjugorje, quindi di nuovo non sono parole mie, dovete sapere che Satana esiste. Egli un giorno si è presentato davanti al trono di Dio e ha chiesto il permesso di tentare la Chiesa per un certo periodo, con l'intenzione di distruggerla. Sembrerebbe che questo dovrebbe essere il periodo, per come vediamo questa Chiesa un po'. Dio ha permesso a Satana di mettere la Chiesa alla prova per un secolo, ma ha aggiunto: non la distruggerà. Quindi una cosa che voglio dire a tutti quelli che pensano che saranno loro a salvare la Chiesa: no, di certo noi dobbiamo pregare, sicuro, rimanere nella pace però, non essere catastrofisti e quant'altro, perché ce l'ha già detto, sarà Dio a salvare la Chiesa e la Chiesa non verrà distrutta. Quant'altro la lotta sembrerebbe così, come dire, violenta, ma la Chiesa non verrà distrutta. Continua il messaggio. Questo secolo in cui vivete è sotto il potere di Satana, quindi ce l'ha proprio detto che questo è il secolo, ma quando saranno realizzati i segreti che vi sono stati affidati, quindi quei 10 segreti che dovranno essere svelati a Medjugorje 3 giorni prima della realizzazione, il suo potere sarà distrutto, quindi il potere di Satana sarà distrutto. Ma cari amici, se noi consideriamo che i veggenti hanno mediamente la nostra età e saranno loro a svelare 10 segreti, noi ci rendiamo ben conto che è storia dei nostri giorni, della distruzione anche del potere di Satana, perché la Madonna Medjugorje ci ha detto che quando i 10 segreti saranno svelati, il potere di Satana verrà distrutto. Continua questo messaggio. Già ora egli comincia a perdere il suo potere e perciò è diventato ancora più aggressivo. Quindi questa, che in realtà sembra una lotta furibonda, altro non è che gli ultimi colpi di coda del demonio in questo tentativo furibondo di prendere quante più anime, di strappare quante più anime può a Dio, perché sa che oramai il tempo è poco. Ma continua. È diventato ancora più aggressivo, distrugge i matrimoni ovviamente intesi uomo-donna, quello che è stato il pensiero di Dio sulla famiglia, solo quello è il pensiero di Dio sulla famiglia, uomo-donna, solleva discordie anche tra anime consacrate, e lo vediamo chiaramente all'interno della Chiesa, causa ossessioni, provoca omicidi. Proteggetevi, quindi, per tornare agli oggetti benedetti, proteggetevi dunque con il digiuno e la preghiera, soprattutto con la preghiera comunitaria, e portate addosso oggetti benedetti e poneteli anche nelle vostre case e riprendete l'uso dell'acqua benedetta. Ecco, ora io sono fiera che un nostro politico porta addosso oggetti benedetti. Sicuramente, anche se gli sono stati strappati, ora ce li avrà di nuovo. E quello... Sì, gliel'ha regalato, gliel'ha mandato uno ieri il sacerdote che gliel'aveva messo al collo. Ieri a Napoli proprio ha fatto il rosario, me l'ha rimandato il sacerdote benedetto, per cui si è rimesso. Ecco, allora da un politico che porta oggetti benedetti addosso in incognita, perché ce li aveva nascosti, quindi non li ostentava, cosa di cui è stato attaccato. Ecco, un politico che porta oggetti benedetti addosso significa che ha capito l'importanza della fede, e chi capisce l'importanza della fede vi posso assicurare che non può fare leggi che vanno contro la volontà di Dio. Con questo penso che abbiamo chiuso. Ripeto a tutti gli amici: preghiamo uniti per Salvini affinché veramente grandi benedizioni scendano su di lui, su di noi e sull'Italia intera. Facciamo proprio un Padre, un Ave, un Gloria, proprio in riparazione a questa maledizione, e poi sappiamo i compiti che abbiamo ognuno di noi nel nostro cuore, nel nostro intimo, nel nascondimento proprio della nostra stanza. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci. San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici. San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici. Sangue di Gesù ricoprici, manto di Maria avvolgici. San Michele Arcangelo, difendici e proteggici. Maria Regina e Madre della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Recitiamo ancora insieme la preghiera di protezione a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nelle battaglie. Sii tu nostro sostegno contro la perfidia e le insidie del diavolo. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, i quali errano nel mondo per perdere le anime. Amen. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Salutiamo come i Cristeo. Evviva Cristo Re! Evviva! Bene, allora ancora un saluto, ricordando a ognuno di noi di mettere nelle nostre preghiere personali e privati e veramente Salvini, noi, l'Italia, e domani a messa con i rosari, e domani a messa ricordiamoci chi desidera, e io ve lo chiedo veramente in tanti, facciamolo, glielo dobbiamo a quest'uomo che veramente si sta prodigando per tutti noi, mettiamolo nel calice durante la consacrazione. Uniti nella preghiera, buonasera a tutti. Condividete questa diretta, vi vogliamo bene, ciao!